Buonasera e benvenuti al terzo appuntamento di Agora, un programma ora voluto si registrerà la conferenza universitaria senese che rappresenta una serie di eventi culturali prodotti dall'ospedale e per l'ospedale in collaborazione con l'Università di Siena e altre istituzioni della città di Siena. Questo per non soccombere davanti al Covid e quindi continuare a produrre cultura nonostante le restrizioni che questo periodo di pandemia ci ha imposto. Questa sera siamo con il professor Simone Rossi. Simone Rossi è un neurologo, prima di tutto. Buonasera Simone. Buonasera. È professore associato di fisiologia umana, insegna neurofisiologia all'Università di Siena, è un vero esperto di neuroscienze, è direttore del laboratorio di Brain Investigation e Neuromodulation, si occupa anche responsabile della sezione che cura le malattie del Parkinson e tra l'altro proprio con l'Università di Siena, col Dipartimento di Ingegneria, lei ha messo a punto anche dei dispositivi particolari indossabili per le persone diciamo, che hanno perso l'utilizzo di alcuni arti. Quindi è un esperto di neuroscienze. Stasera presenteremo il suo saggio, Il cervello elettrico, le sfide della neuromodulazione, e faremo proprio un viaggio attraverso le neuroscienze, toccando vari punti, parlando di potenziamento cognitivo, neuromodulazione, fino alle ultime frontiere. Abbiamo collegato da Roma, quindi dall'Università Tor Vergata, il professor Diego Centonze. Buonasera professore. Buonasera a lei. Buonasera, il professor Centonze è professore ordinario di neurologia del Dipartimento di Medicina dei Sistemi appunto dell'Università di Tor Vergata e soprattutto è direttore dell'unità di neurologia e neuroriabilitazione dell'IRCCS Neuromed a Pozzilli ed è uno dei maggiori esperti italiani anche lui nel campo delle neuroscienze, in particolare si occupa di malattie di Parkinson, sclerosi multipla e comunque anche di neuromodulazione, quindi diciamo abbiamo con noi stasera due grandi esperti del settore. Quindi la prima domanda che vorrei porre al professor Simone Rossi riguarda proprio il cervello. Lei ha scritto nel suo libro che il nostro cervello è spesso sottoutilizzato o è utilizzato male. Perché? Ma questa è una considerazione generale, non neuroscientifica. Basta pensare a come stiamo riducendo la Terra, no? E questo è già un esempio lampante, diciamo, dal punto di vista ambientale, del fatto che sia utilizzato piuttosto male. Certamente non è utilizzato male perché è complesso nel suo modo di funzionare, insomma. Dal punto di vista del funzionamento, che credo che si vada appunto in questa direzione con questa chiacchierata, perché si parla di un sistema complesso, probabilmente il sistema più complesso dell'universo? Perché basta pensare un attimo al fatto che abbiamo svariati miliardi di neuroni, che sono le cellule, diciamo, che costituiscono l'unità funzionale del nostro cervello. Ognuno di questi neuroni è in contatto con un numero enorme di altri suoi simili, di altri neuroni. Ogni neurone ha un contatto da 2-3 mila altre cellule fino a 150 mila altre cellule e da queste cellule riceve simultaneamente una serie di messaggi di tipo elettrico, o meglio di tipo elettrochimico. E questo povero neurone in pochi millisecondi deve fare una somma di tutti questi messaggi che riceve simultaneamente da tutti gli altri neuroni e decidere sulla base di questa analisi analogica, direi, se mandare lui stesso un messaggio ad altre migliaia di neuroni o no. Tutto questo lo deve fare in pochi millisecondi e questi neuroni la loro complessità risiede soprattutto nel fatto che sono legati fra di loro in reti funzionali complesse, composte ovviamente da tantissimi neuroni e da un numero incalcolabile di sinapsi, che è il punto di contatto fra questi neuroni, e così riescono a produrre, diciamo, dei pensieri, delle emozioni, dei movimenti,
delle percezioni, e ovviamente tutto questo riflette una complessità assoluta. Come dicevamo prima, probabilmente l'organizzazione funzionale del nostro cervello rappresenta uno dei sistemi più complessi dell'universo. Lei nel libro scrive 160.000 chilometri di collegamenti, che sì, è una notizia un po' che ci fa riflettere. È stato stimato da un'anatomica danese, che ha tanta pazienza evidentemente, che mettendo insieme un neurone accanto all'altro si formerebbe, quindi srotolando tutti quelli che sono i network del nostro cervello, si formerebbe una sorta di autostrada di circa 160.000 chilometri. Ecco, nella strada a volte può esserci un semaforo, una buca, un problema, quindi il collegamento può non funzionare. Quindi vorrei chiedere al professor Centon se che cosa accade quando questo collegamento o non funziona o funziona male. Beh, allora, chiaramente le malattie neurologiche conseguono direttamente alla disfunzione dei suoi elementi costitutivi, degli elementi costitutivi del cervello. Va detto che, e come lei ha giustamente, come era implicito nella sua domanda, il luogo elettivo in cui le malattie neurologiche esercitano il loro potenziale dannoso è proprio a livello delle comunicazioni tra diversi neuroni. Per molto tempo noi abbiamo pensato di interpretare le malattie neurologiche come l'effetto della degenerazione del neurone tout court, insomma, chiaramente laddove c'è morte neuronale c'è una disfunzione rilevante, insomma, clinicamente rilevante. Però questa interpretazione un po' semplicistica non ci ha permesso per a lungo tempo di capire qual era il ruolo che invece hanno le comunicazioni tra i diversi neuroni. Cioè, noi sappiamo che esistono malattie, come per esempio la malattia di Alzheimer, in cui non è tanto un problema di numerosità di neuroni che si riduce, ma un problema di connettività tra i diversi neuroni. I neuroni ci sono, stanno tutti lì, o solo ridotti numericamente in minima parte, ma le connessioni tra questi neuroni sono andate perdute. Ebbene, spostare il fuoco dal neurone come elemento anatomico e funzionale alla sinapsi è stato qualcosa che è avvenuto abbastanza recentemente, che ci ha permesso di reinquadrare tante nozioni di fisiologia e di patologia. E su questo, ecco, io insisto, perché lo sforzo che ha fatto Simone Rossi nel raccontarci il cervello elettrico va in questa direzione, cioè dare ancora più rilievo alla sinaptopatia, al di là di quello che è invece il danno strutturale del neurone in sé, quindi un problema di connessione tra neuroni piuttosto che del neurone in quanto tale. Quindi ecco, non so se ho risposto alla sua domanda, ma ecco quello che può accadere, laddove ovviamente la connessione tra i neuroni si perde. Sì, grazie, è stato molto chiaro. Spesso però nel linguaggio comune facciamo confusione tra quelle che sono le malattie neurologiche e le malattie psichiatriche. Entrambe vengono associate a un malfunzionamento del sistema nervoso, ma quanto dipende effettivamente dall'elettricità e che differenza c'è tra malattie neurologiche e malattie psichiatriche, spiegandolo per il grande pubblico? Guardi, la domanda è molto pertinente, ovviamente. Diciamo che ci sono diverse possibili spiegazioni che un po' riflettono anche delle posizioni, forse a volte ideologiche, che un po' separano su due versanti i neurologi organicisti e dai invece i neurologi, gli psichiatri, ecco, dinamisti, diciamo. Ecco, io credo che stiamo in questi anni un po' riconsiderando la relazione che c'è tra cervello e mente, per molto tempo congiunte in un'unica specializzazione, in un unico corso di studi, la neuropsichiatria, sono state poi separate da una parte la neurologia, dall'altra parte la psichiatria, adesso c'è un interesse un po' a ricongiungerle. E effettivamente un interesse che trovo giustificato, ma che effettivamente non deve farci dimenticare qual è il salto che si fa dal livello neurologico al livello mentale. Ecco, direi che possiamo, non è fino alla fine corretto considerare la complessità progressiva del cervello come un processo lineare, cioè chiaramente c'è il livello
delle interazioni fisiche, poi il livello di interazioni chimiche tra le diverse molecole più semplici, poi il livello delle macromolecole, poi c'è il livello della cellula, poi c'è il livello della rete. Ma a un certo punto è come se, più che legato ad un rapporto causale, la funzione mentale emergesse su questo substrato organico. Io credo che, e questo va sempre tenuto presente, quindi cioè quello che oggi possiamo dire nel rapporto che c'è tra neurologia, tra funzionamento del cervello e funzionamento della mente, è un po' lo possiamo paragonare alla differenza che c'è, o comunque all'importanza, alla distinzione che va sempre fatto tra l'automobile e il traffico. Cioè, noi chiaramente il traffico è causato dall'automobile, ma se noi vogliamo spiegare il traffico guardando solo all'automobile, noi non capiremo nulla del traffico. Quindi c'è un livello superiore, che è appunto quello dell'emergenza della funzione integrata del cervello, che lo studio del mattone non ci dà fino alla fine le informazioni sulla casa. Io ripeto, nel libro di Simone Rossi, questi concetti, quando lui parla di oscillopatia, insomma, l'idea che ci siano delle funzioni alterate, di poter reinterpretare le malattie non soltanto come effetto puro di un'alterata biologia del singolo neurone, ma come effetto di un'alterata integrazione, quindi ricorrere a discipline non biologiche, non alla biologia, ma alla teoria dei grafi. Lui ci parla di teoria dei grafi per spiegarci effettivamente che probabilmente ciò che descrive meglio il livello della complessità cerebrale, le funzioni mentali, e sono altre teorie piuttosto che le teorie biologiche, che ovviamente sono la base, ma non possiamo limitarci a studiare solo la base dei neuroni se vogliamo afferrare la complessità delle funzioni mentali. Grazie, la ringrazio. Un altro degli argomenti affrontati brillantemente nel libro di Simone Rossi è il tema del potenziamento cognitivo. Ora, abbiamo detto prima che lei è direttore del laboratorio di Brain Investigation and Neuromodulation e da anni, questo lo possiamo dire pubblicamente, ha delle collaborazioni attive con delle agenzie di intelligence. Quindi le vorrei chiedere, com'è possibile potenziare la nostra mente? Cioè, la possiamo allenare? Come possiamo sviluppare quella che è chiamata intelligenza fluida e anche andare a intervenire sulla memoria? Certamente sì, devo fare una premessa prima, che le connessioni, diciamo, le collaborazioni con le agenzie di intelligence sono avvenute grazie alla collaborazione con il professor Emiliano Santarnecchi, che si trova in questo momento ad Harvard, è diventato professore associato all'Università di Harvard, per cui è una collaborazione di rinterzo, direbbe un giocatore di biliardo. Quindi insieme ad Emiliano abbiamo comunque sviluppato qui a Siena alcuni studi che sono poi quelli che hanno portato alla collaborazione diretta con l'Agenzia di Intelligence americana e con la DARPA. Il concetto del potenziamento, come l'abbiamo pensato qui e poi dopo, diciamo, ovviamente in parallelo ad altri laboratori del mondo, è questo. Quello che diceva il professor Centonze prima, cioè che i nostri network neuronali cooperano fra di loro attraverso un'attività sincrona, un'attività elettrica di tipo sincrono, che si chiama, probabilmente al grande pubblico il nome è noto, si chiama attività elettroencefalografica, e che possiamo registrare dall'esterno della testa attraverso delle apparecchiature particolari, è formata da dei ritmi oscillatori di tipo elettrico. Sappiamo da tutta una serie di studi iniziati nel 1929 da uno psichiatra, guarda caso Hans Berger, in Germania, sappiamo che queste attività elettriche oscillatorie cerebrali sono correlate a determinate attività cognitive. Per esempio, se io penso di muovere una mano, un ritmo intorno alle 20 oscillazioni al secondo, il ritmo beta, si desincronizzerà nelle aree sensorimotorie controlaterali alla mano. Se faccio un compito di tipo attentivo, di tipo intellettivo, sappiamo invece che emergono delle attività in banda gamma, si chiama, quindi un'oscillazione intorno oltre i 40 cicli al secondo,
nelle regioni più anteriori del nostro cervello, sui lobi frontali, che sono quelli deputati un po' insieme ai lobi parietali a queste attività di tipo intellettivo un po' più complesse. Il potenziamento cognitivo come può avvenire? Può avvenire, cioè per ottenere un potenziamento cognitivo, verosimilmente, se questi ritmi sostengono queste attività, bisogna cercare un modo per amplificare, per incrementare questi ritmi in banda gamma. Un esempio potrebbe essere studiandosi ci potenziamo cognitivamente anche grazie al passaggio, diciamo, al coinvolgimento di questi ritmi. Un altro esempio potrebbero essere queste metodiche di neuromodulazione non invasiva che abbiamo testato in questo senso anche qua a Siena. In particolare ce n'è una, si chiama stimolazione transcranica in corrente alternata, che niente a che vedere con l'elettroshock, che è tutto un altro mondo. Queste sono correnti impercettibili, non ci accorgiamo nemmeno mentre ci vengono applicate. Quindi, fornendo dall'esterno su delle regioni cerebrali particolari un'attività oscillatoria elettrica in banda gamma, questa elettricità fornita dall'esterno riesce in qualche modo a combinarsi con la nostra attività endogena, potenziando quella che è proprio la nostra attività endogena. Cioè è come se entrasse in risonanza questa attività. Per cui se noi diamo una stimolazione di questo tipo ad un soggetto che sta facendo un compito, un test neuropsicologico basato su un test di intelligenza, attraverso l'amplificazione artificiale di questo ritmo però endogeno, possiamo migliorare in parte l'accuratezza con cui viene eseguito il compito ed in parte la velocità con cui questo compito viene eseguito. Quindi, ripetendo queste sedute di stimolazione giornalmente, magari in un paziente che ha un iniziale disturbo cognitivo, quelli che si chiamano minimal cognitive impairment, è possibile ottenere un effetto anche di tipo riabilitativo. Quindi questo è un po' il concetto del potenziamento, cioè si chiama potenziamento cognitivo ovviamente se io testo una persona normale, si chiama riabilitazione se invece faccio questo potenziamento cognitivo su una persona che ha cominciato ad avere un po' di perdita di queste facoltà di tipo cognitivo. Ecco, vorrei chiedere a questo punto al professor Centonze se il potenziamento cognitivo potrebbe anche essere utilizzato in via preventiva per prevenire alcune malattie neurologiche. Magari. Sì, la risposta appunto è quella che del professor Rossi, magari. Chiaramente per molte malattie neurodegenerative noi non abbiamo dei marcatori affidabili, cioè noi ci accorgiamo della malattia neurologica quando compaiono i sintomi. Per altre non è così, per esempio noi sappiamo nella sclerosi multipla noi possiamo fare una diagnosi di sclerosi multipla anche prima che compaiano i sintomi, perché la risonanza magnetica per esempio ci dà delle informazioni su un processo patologico che sta avvenendo nel Parkinson, nell'Alzheimer, nella malattia di Huntington e in altre malattie neurodegenerative. Questo purtroppo non accade, ci accorgiamo dell'esistenza della malattia solo quando compaiono i sintomi e non prima, e purtroppo quando compaiono i sintomi spesso il danno è già molto avanzato, quindi la precocità clinica non corrisponde alla precocità biologica in molti casi. È chiaro che noi dovremmo riuscire a identificare a livello di precocità biologica quei processi patologici che un giorno, poi dopo molti anni, esiteranno nelle malattie. C'è un grande sforzo in questa direzione, perché è evidente che preservare oppure la funzione di alcune sinapsi o ristabilire alcune connessioni sinaptiche diventa uno sforzo meno complesso piuttosto del resuscitare o riparare il danno neurologico irreversibile, la perdita neuronale una volta che è avvenuta. E devo dire che, ecco, perché io credo di dover fare una piccola premessa, perché io spero che sia tutti chiaro, ma il professor Rossi è
uno dei maggiori esperti di neuromodulazione e di neurofisiologia è in Italia, ma a sua, ci tengo a dire in Italia perché l'Italia a sua volta è uno dei paesi al mondo in cui la ricerca scientifica in neuromodulazione contribuisce a tutto quello che conosciamo al mondo. Quindi ecco, noi stiamo parlando oggi con il professor Rossi, che è uno che al mondo si è distinto per le sue ricerche e su un argomento particolarmente delicato. Questo lo dico perché la neuromodulazione è spesso un argomento anche trattato in contesti divulgativi, giustamente, ma affidato ovviamente a persone che non hanno la stessa profondità e la stessa conoscenza del nostro autore che stiamo intervistando oggi. Io per esempio ricordo, proprio rispetto a quello che diceva dell'enhancement cognitivo, recentemente un libro che è stato un grande successo di vendite, perché lo merita, che è Homo Deus di Harari, no? La trilogia Homo Deus, Homo Sapiens, eccetera, di Harari, in cui lui dedica un capitolo abbastanza rilevante del suo libro proprio alla neuromodulazione, e racconta come per esempio negli eserciti americani si provava a impiantare all'interno di caschi durante le esercitazioni militari dei neuromodulatori in grado di silenziare un rumore di fondo che poteva un po' interferire con l'esecuzione di un certo compito militare assegnato, eccetera. Quindi questi, come vede, sono argomenti assolutamente rilevanti, come dice il professor Rossi, in un contesto clinico laddove vogliamo recuperare, ristabilire, restaurare, migliorare funzioni cognitive danneggiate, e anche in contesti, e qui ovviamente le questioni etiche si affacciano con grande evidenza, quando vogliamo potenziare in soggetti che non hanno evidentemente alcuna malattia. Addirittura sapete che ho scoperto recentemente che Michael Crichton, che tutti conoscerete perché è stato il ideatore di Jurassic Park, in realtà era un medico, no? E Michael Crichton, quando era un medico, stava facendo l'internato in una università degli Stati Uniti, in questo momento non mi ricordo quale, ma era uno degli allievi del professor Delgado, che è citato qui nel libro. E Delgado era un tipo un po' strano, però aveva inventato per primo la possibilità di stimolare il cervello nell'animale e nell'uomo sveglio, inserendo degli elettrodi in particolari strutture cerebrali che lui aveva chiamato stimosiver. E Michael Crichton fu ispirato proprio da questo medico, era mezzo medico e mezzo ingegnere, un po' pazzoide, per la scrittura del suo libro L'uomo terminale, in cui già nel 1971, quindi prima dell'introduzione della clinica della stimolazione cerebrale profonda, che avvenne in Francia a Grenoble nella seconda metà degli anni 80, aveva già prefigurato proprio la possibilità che diceva il professor Centonze prima, cioè di comandare attraverso impulsi elettrici guidati dall'esterno, ma portati da degli elettrodi dentro il cervello, per esempio i soldati in guerra, per renderli più coraggiosi o per farli passare, per non farli provare dolore, per esempio. Quindi diciamo nell'immaginario collettivo, non solo quello fantascientifico, c'era già prima dell'avvento clinico di queste metodiche questa prospettiva, insomma, che è sicuramente una delle prospettive più affascinanti anche tuttora delle neuroscienze contemporanee. Tra l'altro lei è stato uno dei primi in Toscana ad utilizzare la tecnica della stimolazione cerebrale profonda sin dall'inizio degli anni 2000. Se non sbaglio, il primo paziente era affetto da un tremore grave. Lei ne parla nel libro. Ci racconti com'è andata e com'è stato poi quel paziente, se ha risolto il suo problema? La stimolazione cerebrale profonda a Siena è iniziata formalmente nel 2004. Il primo intervento è stato nel 2004, ma c'è stato un processo di preparazione ovviamente sia del personale medico che del personale infermieristico, della neuroradiologia, dell'anestesia, che facemmo grazie all'impegno del dottor Mencattini, neurochirurgo attualmente in pensione, che ci mise in contatto con un ospedale di Parigi,
dell'ospedale di Créteil con un'equipe fantastica, che avevano già una grossa casistica di stimolazione cerebrale profonda. Questo intervento ce lo ricordiamo tutti, anche la dottoressa Olivelli, che era presente qui, che era presente in sala in quell'evento lì. C'era un neurochirurgo vietnamita, molto, molto silenzioso e molto preciso. Bisogna essere molto precisi per colpire con questi elettrodi che si inseriscono nel cervello con paziente sveglio una struttura che è grossa poco meno di una lenticchia, quindi una roba piuttosto difficile. E questo signore aveva un tremore, che seguo sempre tuttora come paziente, aveva un tremore incontrollabile da un punto di vista farmacologico. Un tremore, e racconta che non riusciva nemmeno a tenere la tazzina. Un tremore essenziale. Però, e sì, proprio in sala operatoria, per provare l'effetto immediato della stimolazione, demmo in mano una tazzina da caffè sterilizzata ovviamente a questo signore, e ci ricordiamo tutti come non riuscisse a tenerla, a tenerla in mano, né tantomeno a compiere il gesto per bere l'eventuale caffè. Nel momento esatto in cui il neurochirurgo vietnamita raggiunse il bersaglio stabilito, che stavamo vedendo in tempo reale sulla risonanza magnetica del soggetto e sul navigatore, e chiese a me di accendere la stimolazione elettrica impercettibile, questa mano si fermò. Si fermò come se sembrò un miracolo, perché noi l'avevamo sentito dire ma mai visto, diciamo, in prima persona. Quindi in questa atmosfera di emozione generale, direi, fu fatto, insomma, il primo intervento, ripeto, nel 2004, di stimolazione cerebrale profonda qui a Siena. In Italia c'erano già un altro paio di centri che qualche anno prima avevano uno, il primo fu a Roma, tra l'altro, dal professor Mazzone, credo sia stato il primo a mettere un elettrodo intracerebrale per stimolazione cerebrale profonda in un paziente parkinsoniano. Però, insomma, è stato un... sono stati anni piuttosto esaltanti quelli lì. Sì, professor Centonze, quindi quali altre applicazioni può avere la stimolazione cerebrale profonda? Verso quali altri tipi di malattie? Allora, io direi che probabilmente è una idea pallida delle potenzialità applicative della stimolazione cerebrale invasiva e non invasiva, la possiamo avere considerando l'attività commerciale una delle company più fiorenti probabilmente di questi anni, che è Neuralink. Come sapete, Elon Musk ha investito tutte le sue risorse, il suo genio, in tre direzioni: Tesla, SpaceX, quindi sui viaggi interstellari, e quello che probabilmente molti non sanno, che ha investito molta della sua attività su questa spin-off, su questa attività che recluta attivamente neuroscienziati da tutto il mondo, che si chiama Neuralink, con l'idea, come lui dice, di permettere una fusione sempre migliore tra la macchina e il cervello, con l'idea di generare impianti all'interno cerebrale in grado di supplire a funzioni lente, di permettere quindi ad esempio a persone che hanno deficit cognitivi di recuperare una funzione cognitiva, ma non solo, deficit motori, a camminare. Abbiamo assistito recentemente, qualche anno fa, furono pubblicati tre lavori contemporaneamente su prestigiose riviste che, grazie all'applicazione di stimolatori midollari, questa volta non cerebrali, ma midollari, pazienti che avevano avuto traumi spinali e che erano disabili in sedia a rotelle da molti anni, hanno potuto ricamminare, chiaramente associando questo alla riabilitazione, eccetera. Quindi questo dà un'idea di quelle che sono le potenziali applicative della metodica, della neuromodulazione. Ma come giustamente
stressa nel suo libro Simone Rossi, noi dobbiamo davvero riuscire a capire un po' della funzionalità del cervello, di come permettere di agire in maniera un po' più raffinata di quanto non siamo riusciti a fare finora attraverso la neuromodulazione. Da una parte mettere a punto sistemi di neuromodulazione più sofisticata, più precisa, che possa agire geograficamente nelle aree cerebrali senza aree mai vicine, questo ancora con la TMS, con la stimolazione, la TDCS e le altre metodiche, e questo ancora non è sempre possibile. Dall'altra, cercare di sincronizzare l'attività di neuromodulazione esterna con l'attività cerebrale. L'esempio che faceva il professor Rossi rispetto a comprendere qual è il correlato, diciamo, oscillatorio del cervello in relazione ad alcune funzioni cognitive fondamentali, perché noi dobbiamo sincronizzare eventualmente l'aiuto che la neuromodulazione può dare con l'attività spontanea oscillatoria, in modo che vada in fase con quell'attività e ne agevoli la genesi di queste bande di frequenza piuttosto che interferire. Quindi tutto questo è il futuro che ci aspetta, ma è un futuro comunque alla portata. Ecco, io non voglio essere troppo ottimista, però io prevedo che il salto dalla ricerca e dalla conoscenza, poi all'applicazione terapeutica della neuromodulazione, quella che oggi chiamiamo elettraceutica, quindi proprio per dire che così come i farmaci, così come la nutrizione, in realtà anche la stimolazione con metodiche di neuromodulazione sta sviluppandosi in senso terapeutico, sta affiancando la farmacologia e le altre, la riabilitazione nel trattamento dei pazienti con malattie neurologiche e mentali. Quindi quello che ci aspetta è tutto questo, e speriamo ovviamente di poter noi tutti vedere questo futuro. Grazie professore. Uno dei punti di forza, credo, del libro di Simone Rossi sia il fatto che lui riesce a semplificare davvero argomenti che sono molto complessi, come proprio l'elettricità, cioè il rapporto che c'è tra elettricità e il cervello. In particolare Simone racconta due aneddoti, no? Il suo primo incontro con l'elettricità è stato con una lampadina, il secondo, anche traumatico, anche questo con un pesce, il pesce torpedine, che è noto a tutti, ha capacità di produrre elettricità, tanto che veniva utilizzato anticamente anche per chi soffriva di mal di testa, e veniva messo appunto sulla testa dei poveri malcapitati, ce lo racconta anche Plinio il Vecchio. Ci dica un po' come sono stati questi incontri e cosa ha imparato da questi incontri, cioè quali sono le potenzialità dell'elettricità sul nostro organismo e anche sulla nostra mente. Il primo incontro è stato veramente traumatico, perché nel senso che ho proprio rischiato di lasciarci le penne, perché racconto nel prologo del libro, diciamo, che da piccolo rimase attaccato ad una lampadina, anche poi in una situazione un po' buffa che si creò, perché mia madre, per staccarmi, mi prese in braccio, per cui anche lei prese la scossa. Per staccarci tutti e due, prese in braccio mia mamma e prese la scossa anche lui. Un trenino elettrico, insomma. Una catena umana elettrificata che fu interrotta fortunatamente da un coinquilino che staccò l'interruttore generale. Quello che può fare la corrente, diciamo, non quella delle lampadine, ma quella un pochino più raffinata della neuromodulazione sul cervello, è quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, cioè negli ultimi anni è sempre più chiaro che attraverso la neuromodulazione invasiva, quindi che prevede un intervento chirurgico, l'impianto di elettrodi intracerebrali che poi vengono regolati in termini di quantità di corrente erogata dal neurologo, dallo specialista che segue il paziente, ma anche in termini non invasivi, quindi con interventi dall'esterno del cranio, per esempio con la stimolazione magnetica ripetitiva, possiamo complementare quelle che sono le terapie farmacologiche. Cioè la neuromodulazione non va vista come sostitutiva di quello che sappiamo dalla farmacologia, anche in nessuna delle patologie, forse soltanto nel tremore essenziale, diciamo, visto che lì i farmaci non è che siano particolarmente efficaci.
anche perché la modalità di azione di queste, quello che conosciamo per ora delle, dei meccanismi di azione della, delle metodiche di neuromodulazione non invasiva è proprio la sinapsi, che è lo stesso punto, diciamo, in cui agiscono anche la maggior parte dei farmaci attivi sul sistema nervoso centrale. Quindi la neuromodulazione non va vista come sostitutiva delle terapie farmacologiche, ma semplicemente come una possibilità in più. Le prime applicazioni, infatti, di queste metodiche risalgono a una ventina di anni fa ormai nei pazienti depressi che avevano provato dei trattamenti farmacologici, almeno due, quindi a cui non avevano risposto, erano pazienti chiamati per questo farmacoresistenti, e in cui con la stimolazione magnetica ripetitiva alcuni pionieri provarono appunto a risolvere questo tipo di sintomatologia. Ci è voluto una quindicina d'anni perché la Food and Drug Administration americana, che è la massima agenzia regolatoria in questo senso del mondo probabilmente, approvasse la stimolazione ripetitiva come trattamento prima della depressione farmacoresistente, e ora invece è approvata anche come trattamento della depressione, come diciamo primo approccio terapeutico. Le volevo chiedere, poi visto che si parla di elettricità, ancora oggi la parola elettroshock è una parola che fa paura, no? E porta anche dei ricordi spiacevoli. Non c'è chiaramente similitudine tra la neuromodulazione e l'elettroshock. Ci dica un po' quali sono le principali differenze. Sono due mondi completamente separati. L'elettroshock prevede una terapia elettroconvulsivante che ha sempre delle sue nicchie di utilizzo in alcune forme di malattie psichiatriche, prevede innanzitutto l'applicazione di correnti molto elevate che devono esplicare la loro funzione terapeutica tramite l'induzione di una crisi epilettica. E per questo è necessario fare l'elettroshock in anestesia generale, anche per evitare complicanze di tipo osteomuscolare. Per cui è una metodica impegnativa, non priva di effetti collaterali, perché quando stimoliamo con queste correnti piuttosto potenti il nostro cervello, ci dobbiamo ricordare quello che si diceva all'inizio, cioè che i nostri neuroni comunicano attraverso la corrente, per cui è come entrare in una cristalleria con un piccone, per fare un esempio figurato. E queste correnti possono andare ad interferire con i meccanismi di storaggio delle nostre memorie e creare come effetti collaterali, spesso permanenti purtroppo, dei deficit di memoria, per esempio di tipo autobiografico. Con la neuromodulazione non invasiva, ma anche con quella invasiva, siamo molto più vicini a quello che è il concetto di una medicina, direi quasi personalizzata. Cioè si cerca di posizionare l'elettrodo all'interno del cervello, di stimolare una determinata area in un determinato individuo per risolvere un determinato problema, in modo molto orientato sul paziente, sull'anatomia del paziente, sulla fisiologia del paziente, sul tipo di oscillazione patologica che accompagna quel determinato sintomo. Per cui sono due strade, che si rivolgono a pazienti differenti, ma sono proprio concettualmente differenti. Grazie. Un altro argomento che vorrei affrontare col professor Centonze è il controllo del comportamento umano. Lei nel libro fa un excursus storico sui principali esperimenti nati soprattutto negli Stati Uniti negli anni 60 di poter controllare la mente umana. Ne cita uno, cita l'esperimento, un progetto della CIA chiamato MK-Ultra. Quindi dagli anni 60 ad oggi è passato tanto tempo, quindi volevo chiedere proprio a entrambi quali sono oggi le principali linee di ricerca in quest'ambito, cioè è possibile controllare o orientare il comportamento umano con tecniche anche di neuromodulazione? A me? A entrambi, sentiamo prima il professor Centonze. Allora io
Colgo l'occasione di questa domanda per raccontare un'esperienza a cui ho assistito direttamente, perché certamente c'è questa possibilità di controllo, ma io voglio insistere, poi Simone darà una risposta più tecnica e più precisa. Io voglio concentrarmi invece su quelle che possono essere potenziali implicazioni etiche di questo controllo potenziale, cioè di come il soggetto eventualmente manipolato da un punto di vista elettrico può vivere la sua situazione, ecco, di essere telecomandato, diciamo. Noi abbiamo già esperienza di attività di neuromodulazione, chiaramente insomma è molto limitata, sperimentale, nei laboratori di ricerca. In qualche modo si riesce attraverso degli impianti specifici a regolare anche il comportamento motorio degli animali di laboratorio. Se impiantiamo un piccolo elettrodo in un'area che controlla l'inizio del movimento, l'attività locomotoria, noi possiamo fermare o muovere o attivare la deambulazione dell'animale quasi telecomandando. Ecco, allora il punto etico, credo, che dobbiamo ovviamente considerare è: questa modulazione dall'esterno del comportamento, come viene vissuto? Così come un tic, come un'invasione esterna di cui il soggetto è consapevole, oppure come un'attività volontaria? Cioè, noi possiamo immaginare la situazione in cui la neuromodulazione non modula soltanto il movimento, ma modula il desiderio di compiere il movimento, e quindi noi potremmo arrivare a interpretare il movimento indotto dalla stimolazione come un movimento da noi desiderato. E in questo senso ci sono dei dati che, ripeto, voglio raccontare la mia personale esperienza. Ho assistito a un congresso di qualche anno fa, quando potevamo andare ai congressi, appunto, il racconto che faceva dell'impianto midollare di quel paziente con la lesione traumatica spinale che era tornato a camminare, e allora loro hanno impiantato questo stimolatore a livello del midollo. Lo stimolatore era regolato, l'intensità e la frequenza di stimolazione era regolata da un iPad, quindi a distanza, e si cercava ovviamente di adattare la stimolazione a quelle che erano le capacità residue del paziente, in modo che non fosse esagerato, non fosse neanche troppo ridotto. Allora, effettivamente, prima di raggiungere il giusto livello di stimolazione elettrica, allora effettivamente i ricercatori avevano adottato dei parametri di stimolazione un po' troppo esagerati, diciamo. Quindi il paziente, anziché compiere il movimento fisiologico di sollevamento dell'arto per fare il passo, in realtà fletteva la coscia in maniera esagerata, proprio perché come effetto di una stimolazione esagerata. Ebbene, quello che succedeva era che il paziente in qualche modo diceva: oh, scusate, ho calibrato male il mio movimento. Quindi, siccome ovviamente il soggetto era tenuto ovviamente a collaborare con la volontà durante l'esecuzione di quel movimento, che in realtà veniva in gran parte permesso grazie all'attività elettrica, retroattivamente interpretava l'eccessiva stimolazione elettrica come l'effetto di un suo personale errore nell'esecuzione del movimento. Capite un po' questi aspetti, quanto sono interessanti, affascinanti e inquietanti, insomma, perché ovviamente il cervello non ha soltanto funzioni sensitive, funzioni motorie, ma anche funzioni volizionali. Quindi si potrebbe modulare la volontà dei soggetti, ecco, senza che i soggetti stessi se ne accorgano. Ecco, sì. Non so se ho reso un po' di più, c'è una simbologia. Del resto, però, è anche vero. L'esatto contrario, cioè ci sono dei filmati originali del gruppo dei neurochirurghi di Grenoble, che furono i primi a provare la stimolazione cerebrale profonda sull'uomo, in cui diciamo una stimolazione elettrica di un nucleo profondo del nostro cervello provocava degli effetti collaterali di tipo psicologico, che erano completamente fuori dalla volontà per i quali il paziente spiegava che avvenivano indipendentemente dalla sua volontà. Cioè, il problema è che quando noi si stimolano queste strutture cerebrali molto piccole,
siamo in grado, ma connesse con gran parte del nostro cervello, basta un millesimo di voltaggio in più per generare degli effetti collaterali che non sono prevedibili. C'era il video di questa signora che mi ricordo nel momento dell'accensione della stimolazione dell'elettrodo posizionato nel subtalamo, era una signora parkinsoniana, scoppiava in attacchi di pianto e il suo volto faceva trasparire una sofferenza psichica veramente profonda che spariva mezzo secondo dopo che veniva rispento lo stimolatore, e questo avveniva completamente al di fuori della volontà della paziente, e che era come se assistesse a lei stessa che stava facendo quell'azione che non voleva fare. La realtà è che ancora non sappiamo prevedere totalmente la possibilità di insorgenza di questi effetti collaterali, per cui qualsiasi modifica facciamo in una stimolazione terapeutica dobbiamo sempre andare conoscendo bene l'anatomia e la fisiologia di dove è messo, diciamo, di dove è posizionato, del circuito all'interno del quale è posizionato l'elettrodo, ma bisogna sempre muoversi per tentativi che devono essere veramente di variazioni che devono essere minimali e che devono essere fatti da una mano esperta, ecco. Questo sicuramente. Ecco, abbiamo parlato di dispositivi di stimolazione profonda, però c'è una nuova frontiera delle neuroscienze che è stata individuata dal World Economic Forum tra le discipline emergenti. Parliamo dell'elettroceutica, quindi l'installazione di dispositivi bioelettronici, quindi di chip, dei microchip nell'organismo umano per aumentare determinate potenzialità, che tra l'altro è anche un tema ampiamente diffuso nel cinema, no? Pensiamo a film come Matrix, Mission Impossible, questi dispositivi in grado di aumentare le potenzialità. E sarà effettivamente così? Cioè, dove va la ricerca in questo settore? Ma se ascoltiamo quello che diceva il professor Sertonze prima a proposito di Elon Musk, sì, cioè Neuralink si propone proprio di fare questo, no? Da una parte di migliorare le facoltà umane attraverso l'inserzione di questi microchip cerebrali e dall'altra, nella sua visione un po' diciamo pittoresca, quella di poter aiutare il nostro cervello a prevenire, diciamo, l'eventuale incombenza delle intelligenze artificiali, che le intelligenze artificiali potrebbero avere su di noi. Ora, questi, diciamo, sono passi un po' più lunghi delle nostre gambe, ma sicuramente la possibilità di inserire dei microchip in determinate patologie per risolvere determinati problemi è già una realtà. Per esempio, Neuralink ha sviluppato, proprio da un punto di vista tecnologico, degli elettrodi inseribili nel cervello che si possono fondere da un punto di vista biologico con il parenchima cerebrale, annullando per esempio quelli che potrebbero essere le reazioni di rigetto di un corpo estraneo inserito all'interno del nostro organismo. Esistono già dei microchip impiantabili che regolano, per esempio, in pazienti diabetici la possibilità di secrezione dell'insulina. Ci sono del resto anche dei fallimenti epocali da questo punto di vista. Per esempio, un po' di anni fa era stato visto che la stimolazione del nervo vago, va bene, che si fa applicando un elettrodo intorno a uno dei nostri nervi cranici, si chiama nervo vago, che aveva delle potenzialità curative in alcune forme, per esempio, di epilessia farmacoresistente. Incidentalmente però si era visto che la stimolazione del nervo vago, siccome il nervo vago è connesso con il nostro cuore, diciamo, è una dei sistemi di controllo del nostro cuore, si era visto che stimolandolo si poteva un po' rimettere a posto la patologia cardiaca basata sull'alterazione del ritmo, mettiamola così. Per cui questi ricercatori fecero
pensarono subito alla possibilità di poter utilizzare questo tipo di stimolazione quando la terapia farmacologica non era sufficiente per controllare la frequenza cardiaca. E inventarono un microchip, per l'appunto, inseribile all'interno dei fascicoli nervosi del nervo vago per il controllo di determinate forme di aritmie. Trial clinico che è stato interrotto per futility, quindi per assenza di risultati, dopo circa un anno dall'inizio della sperimentazione. Questo non vuol dire che il microchip inserito nel nervo in questo caso ha fallito totalmente. Ha fallito quel tipo di approccio, ma magari studiando meglio l'architettura anatomo-funzionale del nervo, studiando meglio il tipo di erogazione di corrente o su quali fascicoli nervosi potrebbe essere meglio diretta la corrente, si potrebbero avere dei risultati totalmente opposti. E questo, diciamo, è un po' il modo con cui si sta muovendo questa branca di studio, appunto, dell'elettroceutica di cui stiamo ragionando ora, in termini magari piuttosto grezzi, e che nel giro di qualche anno però invece potrebbero subire potrebbero risultare più efficaci, insomma. Sì, avere quindi un maggior... Quindi bisogna progredire con calma attraverso le conoscenze che acquisiamo piano piano, anche facendo ovviamente delle prove. Lei prima, professore, ha citato l'intelligenza artificiale. La mia ultima domanda rivolta a entrambi riguarda proprio l'intelligenza artificiale, perché è notizia di questi giorni che la Yale University Press ha pubblicato il nuovo saggio di Kate Crawford, che è una studiosa del settore, in cui le dichiara che l'intelligenza artificiale non è né artificiale né intelligente e oltretutto produce delle discriminazioni in base al modo in cui sono elaborate le informazioni. Quindi volevo sapere qual era la vostra opinione su questo tipo di ricerca. Professor Centonze. Allora, la domanda è difficile, perché effettivamente spesso quando parliamo di intelligenza artificiale ci riferiamo a delle macchine in grado di fare calcoli particolarmente complessi e a prevedere alcuni risultati di alcuni di processi in cui le variabili sono tantissime e quindi che danno l'illusione in realtà di una intelligenza umana, ma che in realtà procedono in senso deterministico a partire da presupposti e da premesse molto chiare. È chiaro che l'intelligenza umana ha delle altre caratteristiche. Però io non sarei così sicuro che non possiamo un giorno raggiungere dei livelli di perfezione all'interno delle macchine, così che si possa davvero arrivare a mimare le capacità l'intelligenza umana. Ecco, io sono un appassionato e lettore di fantascienza e vedo molti film di fantascienza. E io credo che la fantascienza ha il grande merito di fare delle anticipazioni che non è detto che rimangano tutte confinate allo schermo. Voi avete citato Matrix, avete citato altri film, ma c'è una serie che io invito a vedere, che è Black Mirror, che è andato su Netflix un po' di tempo fa, che si può ancora ritrovare, in cui si fanno effettivamente degli esperimenti, in cui si cerca di immaginare un futuro in cui alcune delle metodiche su cui stiamo lavorando arriveranno a perfezionamento. Se pensiamo che una macchina può oggi comporre musica, se andate sui dischi, se andate su Spotify, potete trovare dischi interamente prodotti, musica interamente prodotta da macchine se pensiamo che le macchine addirittura sono coinvolte nella scrittura dei testi delle canzoni, se non alcune poesie scritte interamente da macchine, quella probabilmente possiamo considerare una parvenza, una illusione di intelligenza e non propriamente una intelligenza. Però c'è da chiedersi effettivamente se poi è veramente così e non si tratta invece di vera intelligenza che sta accelerando, sta progredendo e sta migliorando a vista d'occhio.
Grazie. Questo è sicuramente vero. Io aggiungerei solo una considerazione, più che altro un interrogativo. Cioè, voglio dire, ormai esistono anche in ambito medico, no? Per esempio, l'analisi di quelli che sono i big data, che per esempio la diagnosi differenziale fra patologie simili, no? Ormai ci sono degli algoritmi di machine learning in cui si mette dentro l'immagine della risonanza magnetica, l'analisi del sangue, l'indagine clinica, l'indagine, cioè tutto quello che vi viene in mente, queste macchine basate appunto sull'intelligenza artificiale riescono in modo più, a seconda delle diagnosi differenziali, appunto a individuare la patologia corretta. E questo va bene, questa è la parte applicativa, diciamo, dell'intelligenza artificiale. Ma l'interrogativo che mi pongo io è questo, cioè noi, l'essere umano, diciamo, ha la facoltà di avere quello che viene chiamato il pensiero divergente, no? Il colpo di genio, e risolvere un problema annoso affrontando il problema da una prospettiva inaspettata fino a qualche minuto prima. E questo credo che sia, e spero che rimanga, una capacità fondamentalmente umana. Cioè, mi immagino difficilmente una macchina basata sull'intelligenza artificiale che possa avere una pensata geniale come quella che ebbe Einstein quando mise fuori, insomma, una delle sue teorie, come quella che ebbe Newton quando vide cadere la mela dall'albero. Forse una visione un po' romantica, ma io spero che questa rimanga una prerogativa umana. Sì, sicuramente è meglio la sua visione rispetto a quella di Kubrick in 2001, Odissea nello spazio, dove alla fine invece abbiamo, come dire, uno stravolgimento dell'intelligenza artificiale. Io, prima di passare la parola per le conclusioni al professor Barretta, vi vorrei ringraziare per questo excursus appunto fatto nel settore delle neuroscienze, perché ci avete anche permesso di vedere anche quello che può essere il futuro, un futuro vicino, un futuro lontano. Comunque sono le linee di ricerca più importanti dove stiamo andando. Quindi ringrazio il professor Centonze e il professor Simone Rossi e invito tutti alla lettura del Cervello Elettrico, che si può acquistare anche online, molto, molto interessante. Anche in libreria? Anche in libreria, per ora, di questi tempi, per chi non vuole uscire, ancora magari paura della pandemia, può anche comprarlo in questa maniera. Mi chiedono se si possono fare delle domande online. Io lascerei un attimo la parola al professor Barretta e poi eventualmente passiamo con eventuali domande online, se vuole concludere, o facciamo le domande prima. Ci sono delle domande, Giampaolo? Se qualcuno si vuole collegare può accendere la videocamera e il microfono e fare delle domande. Aspettiamo un attimo. Nel frattempo, nell'attesa, volevo parlare con il professor Centonze, perché lei ha parlato prima della fantascienza. Ah, è arrivata la domanda? Ci siamo? Sì, vedo. Se accende il microfono e la videocamera, forse è accesa. Buonasera. Deve accendere il microfono per fare la domanda. Ci sente? Vuole fare una domanda? Provo a farla io, se mi vedete. Sì, la vediamo e la sentiamo. Buonasera. Buonasera, sono Lepore e sono legato al professor Centonze perché sto facendo una tesi proprio nell'ambito della neurobiologia, della coscienza e della morale. Quindi è stato toccato un tema che è quello del comportamento e come si può influire attraverso la stimolazione elettrica sul comportamento umano. Però una cosa che mi è mancato, almeno in quello che è stato detto, il fatto, diciamo, del discorso che gli esperimenti di Libet, cioè in effetti comunque il comportamento umano, secondo gli esperimenti di Libet e poi suffragati
da Wegener sul discorso dell'illusione della coscienza, eccetera, è che comunque il comportamento avviene, cioè dal punto di vista della volizione e della volontà, non c'è questa, diciamo, possiamo intervenire per modificare il nostro, la nostra decisione che avviene a livello inconscio solo nell'ultimo 50 o 100 millisecondi prima dell'azione vera e propria, mentre 500 millisecondi, visto che si parlava anche di circa mezzo secondo, cioè quindi 500 millisecondi, avviene invece l'innesco della decisione che però è inconscia. Questo non parla come grazie. Grazie. Beh, su questo posso rispondere. Prego. L'esperimento di Libet, ora qui si entra un po' forse nel tecnico, non tutti lo conoscono, nella mia modesta opinione, ma non è solo la mia ovviamente, è basato su un paradigma neurofisiologico che è quello del potenziale cerebrale che precede il movimento volontario, che di preciso non si sa che è. E di preciso, diciamo, proprio da un punto di vista metodologico, si arriva a dei tempi che sono scarsamente compatibili con quella che è la fisiologia umana. Cioè, perché il cervello si dovrebbe preparare un secondo prima di decidere di muovere il dito indice? Dal paradigma di Libet e da altri studi simili si evince che succede questo per un problema di essenzialmente tecnico legato alla possibilità di registrare, alla modalità con cui si registrano questi potenziali che precedono il movimento. Per cui secondo me prima di impostare una teoria come quella del libero arbitrio bisognerebbe essere sicuri, diciamo, della bontà della registrazione neurofisiologica che abbiamo. Questo è un po' difficile da spiegare in questo contesto, ma magari possiamo approfondire al di fuori del pomeriggio di oggi, insomma. Cioè, c'è un problema di registrazione dell'attività elettrica di fondo lì, secondo me. Grazie. Professor Centon, se vuole aggiungere qualcosa? Ma io poco altro da aggiungere, giusto un chiarimento per chi ha avuto difficoltà a seguire il dialogo tecnico tra il dottor Lepore e il professor Rossi. Il paradigma di Libet in pratica è un paradigma che in qualche modo ci ha permesso di evidenziare che ci sono delle onde cerebrali che precedono la scelta volontaria, quella che il soggetto sperimenta come momento della scelta nell'eseguire un certo comportamento. Cioè, il paradigma di Libet in pratica dice, una delle implicazioni, io sono d'accordo con il professor Rossi che non è l'unica, ma quella ovviamente più diffusa è quella che ha creato più scalpore, che quello che noi pensiamo di fare liberamente in realtà è il prodotto deterministico di un'azione cerebrale, di un evento elettrico cerebrale che precede addirittura il momento della scelta, che la scelta stessa non è libera, ma è essa stessa prodotta da qualcosa di precedente a questo momento. Quindi non è vero che il momento della scelta è un momento sorgivo dell'esecuzione del movimento, ma c'è qualcosa di elettrico, quindi, che determina non solo il movimento, ma anche il desiderio di fare quel movimento. Ecco, non so se è un po' per ritornare a quello che dicevamo. Ed effettivamente è difficile interpretarlo. A partire da lì è chiaro che le questioni diventano non soltanto più proprie delle neuroscienze, ma toccano tanti settori, no? I filosofi che si occupano di libero arbitrio, no? Se noi interpretiamo le funzioni mentali come comunque il risultato di una catena evolutiva, no? Perché è chiaro che, come abbiamo detto, il livello fisico dell'interazione tra gli orbitali precede quello della nascita della chimica è alla base della nascita della biochimica,
la biochimica alla base della biologia, eccetera, seguendo questo, questa logica, noi arriveremo a dire che il libero arbitrio non esiste, che siamo tutti determinati da leggi elementari che sono le leggi della fisica e della chimica e che noi interpretiamo come non deterministiche semplicemente perché sono molto complesse e non riusciamo ad afferrarle. Ecco, quindi questa è l'idea che un po' contesta l'esistenza del libero e del libero arbitrio, che è la direzione in cui il paradigma di Libet va. Ecco, quindi questo era, però ripeto, questo è un altro libro, l'elettrico non c'è. È un tema molto complesso questo, meriterebbe un altro libro, sì, un approfondimento ad hoc. Vedo che ci è collegata un'altra persona, la signora Potenza, vuole fare una domanda, buonasera. Non la sentiamo. Accendere il microfono. È acceso. Probabilmente, signora, ha l'audio del computer generale spento, perché il microfono è acceso ma non la sentiamo. Continuiamo a non sentirla. Forse il jack dovrebbe collegare. Non la sentiamo, vedo c'è qualcuno dietro di lei, magari le può dare una mano. Non la sentiamo, signora, non la sentiamo. Continuiamo a non sentirla. Ci dispiace, ma dobbiamo chiudere il collegamento. Mi dispiace che non funzioni da un punto di vista tecnico. La ringraziamo per essersi collegata. Grazie. Io ringrazio di nuovo il professor Centons e il professor Rossi e passo la parola al direttore generale, professor Antonio Barretta, che poi è l'ideatore del progetto Agorà. Grazie a tutti. Grazie a lei, arrivederci. Sì, buon pomeriggio. Io tanto ringrazio il professor Centons e il professor Rossi perché insomma hanno voluto mettere a disposizione di un pubblico non tecnico concetti molto complessi, molto, molto articolati, avendo la capacità preziosa di renderli comprensibili, semplici, fruibili per quanto possibile. Fra l'altro io provo una profonda invidia perché vi occupate di un tema estremamente affascinante, insomma, ci divertiamo anche a farlo. Sì, ma si vede, non potrebbe che essere così. Estremamente affascinante, probabilmente stiamo parlando, anzi sicuramente dell'ambito dell'organo più nobile dell'uomo, quindi insomma, e penso probabilmente anche quello, dalle vostre parole ho capito anche quello che deve ancora più essere esplorato e compreso. E quindi io vi ringrazio. Mentre vi ascoltavo mi è venuto in mente che forse approfondimenti di questo tipo, che sono tipici di un'azienda ospedaliera universitaria dove appunto si fa anche attività di ricerca, potrebbero essere anche il momento per spiegare a un pubblico vasto magari che anche soffre di alcune patologie oppure a dei parenti che soffrono di alcune patologie cosa esiste dal punto di vista terapeutico, dal punto di vista della cura o comunque del miglioramento delle condizioni. Quindi noi in momenti di questo tipo probabilmente ne dobbiamo immaginare altri, concentrandoci sulle nostre eccellenze, quale appunto quella che il professor Rossi rappresenta. E quindi vi ringrazio ancora per questo momento. Devo dire una cosa, dottoressa Ricciato diceva che io ho ideato questo evento, questo contenitore, in realtà un po' è colpa anche del professor Rossi, perché quando io sono arrivato, ma veramente pochi giorni dopo il mio arrivo in questa azienda, io ho preso servizio il 1° di gennaio, lui mi ha allettato con una cosa che con la quale insomma si può un professore universitario, uno studioso, che io sto diventando a tempo perso per ubi, mi ha chiesto di incontrarci, mi voleva regalare il suo libro, ecco, quindi un libro è il bene più prezioso per quanto mi riguarda che si può regalare, quindi ci siamo incontrati e mi ha detto che l'aveva presentato
e ovviamente l'avevamo presentato insomma in televisione, quindi un pubblico non tecnico, e lì mi è venuta l'idea che noi potevamo nel nostro piccolo replicare questa esperienza. Fra l'altro questa e qui ritorna il tema che ha proposto il professor Rossi e il professor Centonse. Questa iniziativa poi in un momento delicato come questo ha poi anche l'obiettivo di alimentare un po' la nostra mente, di tenerci attivi in un momento di difficoltà. E quale miglior argomento che non... Ecco perché il professor Rossi è all'inizio, che è il cervello elettrico. Quindi io li ringrazio veramente, ringrazio il professor Rossi e il professor Centonse per questo momento. Veramente, secondo me, non abbiamo, grazie a voi, non faremo invidia a una trasmissione di una RAI, di una rete nazionale oggi. E, voglio dire solo un'ultima cosa, che ho sentito parlare di libero arbitrio sul finale e di pensiero divergente. Io sono un povero economista aziendale, quindi non mi devo addentrare in temi che insomma non mi competono. Però è molto più affascinante per me il pensiero divergente che pensare che noi possiamo essere determinati da qualcos'altro che non è la nostra volontà. E quindi la mia speranza è che, ecco, questo tema del pensiero divergente sia anche, come dire, un'impostazione che condizioni la ricerca, perché penso che in questo modo intuisco che si possa indirizzare la ricerca per migliorare la vita delle persone. Quell'altra direzione non sono sicuro invece che consenta di fare altrettanto. Vi ringrazio ancora e auguro a tutti buon pomeriggio. Grazie a lei, grazie per l'ospitalità. Ciao Diego, grazie. Grazie a te Simone, un abbraccio, buona serata a tutti. Grazie. Non si sta più registrando la conferenza. Io non so se...